La Iena Operaia da Reggio Emilia. Buonasera, allora, la Iena Operaia della Festa Democratica di Reggio Emilia, siamo con Rita Castellani, professoressa Economia e Welfare all'Università di Perugia. Noi volevamo farle alcune domande, insomma, inerenti soprattutto alla politica nazionale, visto che purtroppo noi alla fine, insomma, i nostri problemi vanno sempre a calzare con le scelte che fanno i politici. Lei come la vede questa strana alleanza a livello nazionale, che non si riesce a capire bene? Beh, insomma, nella domanda c'è la risposta, strana. Diciamo, ovviamente la vedo molto strana, nel senso che è nata strana, per usare un eufemismo, faccio riferimento soprattutto alla vicenda di 101, del PD, eccetera. Penosa. Beh, insomma, direi un po' di più che penosa, inquietante direi, e comunque diciamo è un dato di fatto che il Paese è in una situazione molto grave, molto grave. E allora, se diciamo questa alleanza deve esserci, questo governo deve essere un governo, come diciamo noi, a progetto, nel senso che non si tratta di darsi delle scadenze temporali, si tratta di dire nel più breve tempo possibile dobbiamo fare due, tre cose fondamentali, che sono la legge elettorale certamente, una misura a favore della defiscalizzazione del lavoro, che altrimenti il Paese non ce la fa proprio a ripartire, e chiaramente la legge di stabilità finanziaria di questa. Dopodiché si programmano le elezioni, perché questo mi sembra che sia l'unica uscita. Però abbiamo tolto intanto l'IMU, che era una cosa importantissima. Quella è stata veramente una stupidaggine, e ce lo dice tutto il mondo, non è neanche che lo diciamo noi, insomma, ce lo dicono le agenzie internazionali, il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea, insomma, quella è stata veramente una grossa stupidaggine, una dispersione di risorse restituite a chi le può pagare, perché poi in realtà diciamo la fascia delle persone che potevano essere salvaguardate comunque rispetto anche alla prima casa avrebbe richiesto una, diciamo, impegno molto minore di spesa che non questa cosa. E poi non solo, oltretutto è stata lasciata l'IMU in compenso alle imprese, cioè sui capannoni non solo, ma le imprese possono dedurre a fine fiscale solo la metà dell'IMU che pagano, quindi sulla metà dell'IMU che pagano ci ripagano sopra le tasse, il che è veramente una follia. Ascolti, come ha potuto il PD votare una cosa del genere? Non lo so, questo non so che dire, cioè... Si può fare una cosa di questo per restare al governo? Perché era chiaro che in alternativa cadeva il governo. Ma evidentemente io adesso non voglio assolutamente, come dire, vorrei cercare di essere ottimista. Allora, io spero che, diciamo, questa cosa sia stata, come dire, una sorta di boccone amaro da mandare giù per dire vabbè, questa e poi basta. Se è così e poi come si riesce a fare quelle tre, quattro cose, ripeto, tre, che sono fondamentali insomma per la situazione del paese in questo momento. Ma secondo me secondo lei si riescono a fare? Ma sa, c'è anche questo da considerare. Di fatto è già partita l'organizzazione del semestre di presidenza italiano. Non si è mai visto che ci siano state elezioni all'interno del semestre. E credo che ci siano anche delle forti pressioni internazionali, a livello istituzionale voglio dire, perché insomma vengano rispettati gli impegni dell'Italia, l'Italia rispetti i suoi impegni in questo senso. Quindi io spero che se c'è questa necessità, di necessità si faccia virtù, e cioè si facciano le cose che servono al Paese davvero e non quelle che servono a mantenere le promesse elettorali di altri. Ascolti, lei ha appena finito di parlare di welfare e di famiglia. Come siamo messi in questo Paese? Siamo messi molto male perché spendiamo un sacco di soldi e li spendiamo malamente, non è mai stata affrontata una riforma sistematica del sistema di previdenza e di welfare,
per cui abbiamo una dispersione di risorse e che sono gestite in modo disomogeneo sul territorio nazionale, creando anche disparità di trattamento tra i cittadini. Abbiamo questa ossessione della famiglia, per cui diciamo, tutto l'approccio del welfare è finalizzato alla famiglia. Le famiglie in questo momento hanno una forte prevalenza anche di persone anziane e quindi in realtà chi ne esce penalizzato da questo sistema, che è ancora così, sono soprattutto i giovani e le donne, ed è che sono le risorse da mobilitare per far ripartire questo paese e non possiamo continuare a penalizzarle. Ascolti, ieri sera un grande industriale italiano, Riva, tanto per fare un nome, ha deciso di chiudere 5-6 fabbriche in giro per l'Italia, quelle che sono di fuori dello stabilimento dell'Ilva, licenziare più di 1.500 operai. Insomma, un assoluto delicato, perché li hanno sequestrato l'ennesimo miliardo di euro. Insomma, loro ce ne hanno di soldi a quanto pare. Lei, come la vede questa cosa, questa nuova moda di fare l'impresa? Anche per quanto riguarda quelli che chiudono notte tempo e vanno via con i macchinari lasciando la gente insomma in mezzo alla strada. Su Riva me la cavo con una battuta, ricordando, io la prima volta che ne ho sentito parlare in modo sistematico di questo personaggio è stato quando rilevò l'Ilva di Taranto, e ne sentì parlare da una grande studiosa della storia d'impresa ed anche una grande donna emiliana che è Vera Zamagni, che è stata anche assessore della regione Emilia-Romagna. Lei da studiosa aveva approfondito questa vicenda della privatizzazione dell'Ilva e mi ricordo che insomma, poi fuori dalla sessione ufficiale di un convegno se ne dirà sì, dice imprenditore è imprenditore, è riuscito anche a trovare soldi, a mettere insieme i finanziatori e cioè, certo anche questo gli va riconosciuto, però è un bandito. Questo fu il giudizio di una persona che, come dire, conosceva approfonditamente quelle vicende. E insomma mi pare che sia sotto gli occhi di tutti quello che è successo e che però gli è stato consentito. Ieri sera il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha detto che praticamente la magistratura ce l'ha con gli imprenditori. Insomma, quasi quasi fosse una colpa della magistratura. Ora, è evidente che lì la situazione è arrivata a un punto per cui cioè, quello che noi ci dobbiamo chiedere è come mai questa roba è arrivata in mano alla magistratura e non c'è stata una istituzione che in questi 20 anni sia riuscita in qualche modo a raddrizzare una situazione che certamente era già compromessa nel momento in cui è stata acquistata, perché io anch'io vengo da una città siderurgica che è Terni e io so bene che cosa invece lì, grazie anche all'azione dei sindacati, alle pressioni delle istituzioni eccetera, è stato fatto in termini di risanamento anche ambientale molto prima della privatizzazione. Insomma, lì invece evidentemente qualche cosa proprio non ha funzionato da subito e nessuno ha avuto il coraggio di intervenire. Beh, diciamo che se seguiamo la dichiarazione di alcuni politici, alcuni del centrodestra che continuano a dire che l'emergenza in Italia è la democrazia per via del loro capo, insomma abbiamo capito la politica è occupata con dell'altro. L'emergenza in Italia è anche la democrazia, ma non certo per quello che dicono loro. È la democrazia perché noi abbiamo dei gap di democrazia, ma non è che voglio fare dei discorsi teorici, faccio riferimento a quello che è normale negli altri paesi europei. Lei faceva riferimento al fatto che le imprese chiudono di notte e se ne vanno. In Italia noi siamo l'unico paese in cui chiudere un'impresa non costa niente, perché in realtà c'è tutto dei stati ammortizzatori sociali per cui in parte va a carico dello Stato e in parte poi a carico dei lavoratori licenziati. In Germania e in Francia non è così. Cioè, se tu vuoi licenziare qualcuno lo devi pagare caro e salato. E questa è una roba, secondo me, che funziona, lo dirò, molto di più anche dell'articolo 18, come inibizione a licenziare per i lavoratori, per gli imprenditori, perché poi l'imprenditore si deve tirar fuori i soldi. Giusto. Ascolti, insomma, in poche parole, è ottimista, poco ottimista per il futuro? Per il futuro praticamente politico dell'Italia, diciamo. Ma per il futuro politico? Ma insomma,
diciamo, a me sembra che questo paese, sia dal punto di vista della politica e quindi de poi dei livelli della democrazia e dal punto di vista economico, cioè sia sottoposto a uno stress dopo l'altro, no? Come se facessero delle prove di... l'idea di resistenza. Beh, adesso quanto resiste questa la sopporti, cioè io non so francamente quanto sia lontano il punto di rottura e come questo punto di rottura possa manifestarsi, perché insomma io vedo, fra l'altro, insomma, comincerei a parlare, insomma, di questa togliere continuamente la speranza a generazioni successive di giovani. E io non lo so, insomma, ma all'uso di, per esempio, di droghe che è così diffuso, droghe terribili, droghe che distruggono il cervello, ma comunque adesso c'è anche un ritorno dell'eroina. Insomma, io non lo so come si potrà manifestare questo punto di rottura, oppure se proseguirà una lenta decadenza. Io so una cosa però, che se le classi dirigenti di questo paese, tutte, pubbliche e private, non si mettono, come dire, in testa di cominciare a fare il loro dovere, che è quello appunto di occuparsi del paese, perché per questo li paghiamo profumatamente, più i privati che i pubblici, io penso che, insomma, sarà difficile poter essere ottimisti. Bene, noi ringraziamo molto la professoressa Castellani. E, ciao, se vuole fare un saluto alla Iene Operai, insomma. Complimenti per questa iniziativa di diffusione di consapevolezza, perché mi sembra molto importante. Diciamo che è la nostra informazione 2.0 gratuita. No, ma soprattutto a proposito di antidoti rispetto appunto a... per cercare di rafforzare le difese immunitarie della democrazia, mi sembra che sia molto importante. Ascolti, un'ultima cosa, lei ci autorizza?